Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, rieccomi tornata con il video degli slime che ci saranno tra pochissimo sul mio sito alle ore 18. Ma prima di iniziare questo video vi volevo ricordare un'altra cosa di un mio evento che inizia proprio oggi. Io sarò a Sant'Antonio Abate in provincia di Napoli, nella villa comunale Parco Naturale, dalle ore 18. Questo evento si terrà dal 10 settembre, ossia da oggi, inizia oggi, fino al 15 di settembre. Però io ovviamente potremo fare tante foto e tanti abbracci, ci saranno i miei slime e i miei pop-it. Non mancate a questo evento, ma ritorniamo al restock. Allora, nel rifornimento di oggi sul mio sito, che sta scritto qui fisso qua sotto, ci saranno questi slime che vi mostrerò oggi. Ci saranno tanti pop-it anche, vicino ai pop-it saranno in regalo anche degli slime. Quindi tutti sintonizzati sul mio sito. Ora vi mostro gli slime che ci saranno più tardi alle 18 sul mio sito. Allora vi mostro prima di tutto questo slime qui racchiuso in questa bustina troppo carina, e già avete capito che è uno slime ispirato agli unicorni perché la busta è unicorno. Prima di tutto c'è lo slime, questo è quello da 8Z, quindi la versione più grande. Allora, questo si chiama Unicorn Galaxy Cake. Guardate qua che meraviglia, ragazzi. Allora, è un butter slime con sotto un fizz slime tutto sfumato, proprio per ricordare la torta unicorno che è disegnata anche qua sopra. E in regalo ci sarà vicino quest'altro slime. Ragazzi, slime in regalo vicino a uno slime, ci adoro. Questo slime che è un clear, sempre anch'esso super galaxy, super bello. Poi vicino ci sarà questo unicorno fatto in clay a mano da me, come vedete tutto sfumato, tutto carino, troppo bello. E vicino come regalino un pop-it, mini pop-it portachiavi, e queste caramelle Galaxy Unicorn, troppo bello, mio preferito. Passiamo invece al secondo slime. Allora, secondo slime è uno slime trio. Cosa vuol dire? Che sono tre piccoli slime messi insieme ispirati ai My Little Pony. Allora, eccoci qua. Questi sono i tre slime più due regalini. Allora, mi sono ispirata a lei. Ora mi dovete dire tutti e tre i nomi di questi My Little Pony. Sono i My Little Pony. Allora, lo slime è un po' rosa e un po' giallino, super profumato, con tanti sprinkles, ed è un butter slime. Questo invece è Pinkie Pie, ed è uno slime clear, ragazzi, con delle tortine sopra, Pinkie Pie ovviamente, con tante perline all'interno rosa, tutti glitter, raga, è bellissimo. Questo invece è un avalanche slime. Se non sapete che cos'è un avalanche slime, è uno slime che cola, ok? Fatto apposta, sfumato, ed è fatto così. Allora, è un po' fizz, quindi con la neve fizz, ossia una neve finta però un po' più solida, e sotto è fatto così, tutto sfumato. Sempre un bellissimo portachiavi pop-it. E vicino in regalo sempre questa mini macchinetta di gomme da masticare. Le gomme ovviamente sono reali, ve le potete mangiare, e funziona davvero, si gira e esce la gommina. Quest'altro kit è sempre ispirato agli unicorni ed è questo qua. Ta-da-da-da, Unicorn Oreo. 3 slime, anzi 4 se veramente vogliamo dirla tutta. 4 slime, questi 4, e diverse sorpresine. Allora, prima di tutto, slime perché ispirato al latte e alla fragola, perché ovviamente vicino all'Oreo cosa ti bevi? Il latte. Però io ho pensato non un latte qualunque, ma latte alla fragola. Poi mi sono ispirata invece a il biscotto unicorno e alla crema unicorno. Biscotto unicorno, ho pensato una cosa un po' così, un po' giallino, un po' violetta, e quindi questo slime che si sfuma un pochettino, molto crunchy. Cioè questo qui che è ispirato alla crema dell'Oreo unicorno, ed è un butter slime fatto con la Daiso, ragazzi, la Daiso Clay, ed è bianco e azzurro tutto sfumato. C'è questo slime qui, ed è in realtà uno slime ispirato ad una glassa super colorata fucsia. All'interno ci sono le fishball. Ho creato io con la clay questo Oreo,
che è ispirato appunto all'oreo unicorno. Vicino ci sarà questo palivetto, quanto è carino, lo potete appendere vicino allo zaino, e quest'altra busta, questa qui, che dentro ci sono le caramelle, quelle frizzi pazzi, e dei palloncini unicorni. Ora passiamo al kit. Allora, questo è un kit DIY. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo slime potete creare voi. E leggete dal nome: Unicorn Popcorn DIY Kit. Ora vi caccio tutto fuori e vi faccio vedere piano piano cosa c'è all'interno di questo kit. Allora, questa qui è la confezione dove troverete tutto, ed è una confezione di popcorn, proprio perché il kit è un kit popcorn. In regalo ci sono anche dei popcorn da fare in microonde, però se tagliate la busta lo potete fare anche in padella, non vi preoccupate. Qui ci sono ovviamente le istruzioni per creare il vostro slime, ma vediamo cosa c'è all'interno di questa scatolina. Allora, trovate una colla, come potete leggere qui, Unicorn Popcorn Glue, con la vinilica profumata. La colla profuma di popcorn, beh, ovviamente. Poi c'è il mio addensante per slime, per creare appunto lo slime, proprio con queste due cose. E qui ci sono tutte le decorazioni. Allora, per decorazione abbiamo ovviamente le marshmallow beads per ricreare i popcorn, le palline unicorno, abbiamo dei popcorn charm, ragazzi, perché io non mi faccio mancare nulla. Queste invece sono delle spugnette per ricreare appunto tipo cioccolato unicorno, e gli sprinkles, ovviamente. E all'interno del contenitore c'è una ciotolina con una spatolina, poi c'è un contenitore dove potete conservare il vostro slime con uno charm a forma di unicorno, ovviamente, e un pop-it. Allora, l'ultimo kit, ragazzi, è stupendo perché mi sono ispirata a Hello Kitty. Hello Kitty Ice Cream, come potete leggere dall'etichetta. Ma apriamo la scatolina e non avete idea di quello che potete trovare dentro, ragazzi. Guardate qua che meraviglia è mai questa. Due colle e l'addensante, ok? Due colle, una colla rosa, una colla bianca, rosa fragola, bianca vaniglia, e addensante per slime, per creare appunto lo slime. Questo mini sciroppo al cioccolato, che in realtà è una mini colla, quando vi avete creato il vostro slime, perché ovviamente ci sono le istruzioni, qui ci sono le istruzioni, seguite le istruzioni e vi verrà lo slime. Dopo aver fatto lo slime potete spruzzare sopra quest'ultimo lo sciroppo al cioccolato, oppure creare un super mini slime con questa colla marrone. Abbiamo la neve istantanea, che seguite ovviamente le istruzioni segnate sotto alla neve, e così la potete sciogliere all'interno dell'acqua, perché se seguite ovviamente le istruzioni vi viene la neve, così la potete mescolare all'interno dello slime. Poi avrete una clay bianca, sprinkles a forma di stelline e queste spugnette che raffigurano il cioccolato. Poi questa Hello Kitty fatta in clay, tipo cialda del gelato, che potete mescolare nello slime se volete. In ogni scatolina troverete uno charm di Hello Kitty, un personaggino di Hello Kitty differente. Questa è con il costumino da ranocchietta. Poi caramelline, un lecca lecca, e questo qui unicorno. Contenitore e un pop-it, questo qua bello grande, gigante. In ogni scatola c'è un pop-it differente. Ragazzi, allora, questi sono tutti gli slime che ci saranno presenti oggi sul mio sito www.yolandaswitz.it. Spero che vi siano piaciuti, fatemi sapere il vostro preferito tra quelli che vi ho mostrato. Grazie mille a tutti, io vi mando un bacione, un abbraccio forte, e noi come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Bye!